Poche ore alla vigilia, è tempo di impacchettare i regali. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentrovati! Siamo a poche ore dalla vigilia di Natale, quindi è il momento di impacchettare i regali. Babbo Natale li ha portati, sicuramente saranno da qualche parte a casa vostra, quindi adulti andate a cercarli e ad impacchettarli, perché poi Babbo Natale, prima di metterli sotto l'albero, dovrà trovarli belli e pronti, lo sapete. C'è penuria di elfi, quindi dobbiamo tutti aiutarlo a fare delle belle confezioni. E così, facendo una ricerca su Pinterest, ho fatto una piccola raccolta di 5 tipi di confezioni facili e veloci, ma di grande effetto per rendere il vostro Natale quasi perfetto. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri 5 facili pacchettini per le feste. Naturalmente forbice e scotch non possono mancare. Per tutti questi regali innanzitutto ci occorrerà la carta, che deve essere una carta o rossa o carta pacchi. Per alcuni userò la carta pacchi, per altri la carta rossa. Quindi adesso vi andrò ad elencare tutto il resto del materiale. Ci occorrerà poi o la colla o una puntina di colla a caldo, quello che preferite. Allora, per il primo bigliettino occorre carta pacchi, timbri, questi sono della Lidl, con mezzi di trasporto. Io qui ho un elicottero o un camion, devo decidere ancora quale usare. Una penna rossa, io sto usando queste Point 88 della Stabilo, che hanno un tratto tipo pennarello molto sottile. Poi il tampone, che io sto usando nel colore rosso, ma sta carino anche nel colore nero. Poi un alberello di Natale preso da Tiger e del nastrino rosso e bianco preso all'IKEA. Per il secondo biglietto, carta di colore rosso, un pezzettino di carta glitterata dorata e un pennarello nero per trasformare un pezzo di carta da rossa in nero. Poi, terza variante, ci occorrerà soltanto la carta color carta pacchi, il pennarello nero e un pompon. Questa confezione, così l'ho presa dai cinesi, costava pochissimo, un euro tutti questi pompon. Per l'ultima confezione invece ci occorrerà della lana rossa. Io qui invece ho un bellissimo filo di ciniglia, ma so che è difficile da trovare, quindi voi usate la comunissima lana rossa, e 3 pompon rossi, naturalmente su fondo carta pacchi. Cominciamo subito. Come prima cosa impacchetto i miei pensierini. Vi faccio vedere 5 confezioni, tutte della stessa dimensione, quindi ne farò una rossa e 4 color carta pacchi. Continuiamo adesso a far vedere come agghindare questa nostra confezioncina rossa. Vi ho detto che per la confezione rossa ci occorre un pezzo di carta glitterata dorata, un pezzo di carta color carta pacchi, un pennarello nero. Iniziamo subito. Se voi avete un pezzo di carta nero, ben venga, se non l'avete non vi rimane che colorarvelo, come faccio io. Accertatevi che la striscia di nero faccia il giro della confezione. Ok, la mia lo fa. Quindi prendete lo scotch biadesivo, una bella striscia, e poggiatela sul retro della carta. Ovviamente ritagliate il disavanzo. Prendo la mia confezione e attacco al centro la mia striscia di carta nera, così. Quindi faccio girare attorno, voilà e voilà, così. Adesso prendo la mia carta glitterata, la piego più o meno, la piego a metà e segno lì dove la larghezza della striscia nera. A questa larghezza pratico un taglio in doppio, quindi fate conto che il taglio che state praticando adesso poi verrà largo il doppio,
ed elimino la porzione centrale, così. E distanziandomi più di un centimetro, guardate, taglio prima un quadrato, così la faccio facile, vi faccio vedere proprio come si fa da tutti i lati, così e così. Tagliato il quadrato, faccio una curva verso l'interno. Nelle due parti piegate parto da 2 mm e cerco di avvicinarmi all'angolo esterno, così. Da una parte e dall'altra. Nella parte in cui il lato è lungo, parto dall'angolo, faccio una curva verso l'interno, concava, e quindi tiro via. Allargo il tutto e voilà! Quello che ho, bella e pronta, è la fibbia di Babbo Natale. Prendo un punto di colla, sporco il retro della mia fibbia e senza colpo ferire la attacco sul mio pacchettino. Ho, ho, ho. E la pancia di Babbo Natale diventa il nostro pacchetto regalo. Non è troppo carino? E allora, primo dei pacchetti da regalare ai nostri amichetti. Passiamo al pacchetto numero 2. Pacchettino numero 2, veramente, veramente facile. Prendiamo un pennarello e tracciamo due linee, quindi continuiamo a tracciare tutto attorno. E voilà, così. Quindi e voilà, il nostro pacchettino è pronto, pronto per contenere un pensierino grazioso per i nostri amici. Variante numero 2, semplice semplice. Terza variante, pennarello, pompon rosso e un punto di colla. Come prima cosa metto qui, non al centro, un po' più spostato verso il basso, un puntino di colla e attacco il mio pompon. Voilà! Quindi prendo il mio pennarello e faccio due simpatici occhietti. Adesso è il momento di caratterizzare il nostro personaggio. E voilà! E anche il secondo pacchetto è pronto per essere regalato. Ma non è troppo carino? Bene, passiamo alla terza variante. Per la terza variante solo lana rossa, tre palline o pompon di queste morbide e della colla. Cominciamo subito. Faccio due giri e due giri. Così. Quindi annodo ben bene. Facile facile. E stringo il nodino. Voilà. Taglio l'eccesso completamente. Metto bene in posizione il mio laccetto dove voglio che stia, io voglio che stia qui, e punto di colla sui miei pompon, 1, 2 e 3. E anche il mio quarto pacchettino è bello e pronto per essere regalato. Ma non è troppo carino? Avanti, variante numero 5, la più difficile di tutti. Pronti per l'ultimo pacchetto. Pacchettino, alberello di Natale, timbro con mezzo di locomozione, nastrino e tampone. Io ho scelto il colore rosso. Prendo il mio tamponcino, proteggendo, perché questo tampone, vedete, sporca molto sulla parte superiore, quindi se vi capitano tamponi così, proteggete la stampata e stampate il vostro camioncino. Ok, Christmas is coming. Prendiamo il nostro laccettino, prendiamo il nostro alberello e facciamo finta che sia il camion a trasportare il nostro alberello, quindi
leghiamo così l'alberello e l'allaccio lo lascio dietro. Un nodo semplicissimo e chiudo il tutto. Voilà! Tolgo l'eccesso. Bene, anche l'ultimo pacchetto è pronto. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Suona le due campane a Natale in ogni cuore. Din donna, che felicità! Oggi è nato buon Gesù fra neve che vince l'arena al Polo Nord. Scampanellando va, le strane porterà a tutti i bimbi buoni e dalle ampie al mar. I bimbi di qua giù aspettano quei doni che regala il buon Gesù. Din donna, che felicità! Tutti buoni regnerà. Ehi, din donna, che felicità! Oggi è nato buon Gesù fra neve che mi giù, la neve che mi giù. Che felicità! Belli pacchettini, vero? Qual è il tuo preferito? Lasciamelo scritto qui giù fra i commenti. Spero che questa mini raccolta delle idee viste qua e là più simpatiche per impacchettare i regali vi sia piaciuta. Poi ditemi quale adotterete per i vostri pensierini. Io vi auguro, ragazzi, buon Natale di vero cuore e soprattutto vi auguro che dentro i pacchettini che riceverete possiate trovare la realizzazione di tutti i vostri desideri, da quelli più profondi a quelli più futili. Un grande bacio a tutti. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pacchettino con dentro un pollice in su e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Noi ci vediamo sempre qui per gli auguri di Natale. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Buon Natale! Ciao!